loro dei seri frunicoli ha messo a fuoco in questo periodo, quindi spero ovviamente di essere a fuoco. Comunque ciao a tutti, sono tornata con un nuovo video. Non so se avete visto quello precedente, ma vi avevo fatto vedere che la mia reflex aveva avuto dei problemi. Volevo portarla in assistenza, però ho provato a riaccenderla e improvvisamente i problemi sono finiti, cioè sono spariti, cioè era tutto a posto. Non riesco a capire come sia possibile, ma sono molto felice di questo, quindi sono tornata a parlarvi tramite la mia macchina fotografica originale. Comunque oggi sono qui per parlarvi di curiosità. Mi sembrerà un po' strano e in realtà forse banale quello che sto per dire, però è veramente importante secondo me, perché mi sono ritrovata a leggere un articolo su internet che citerò anche in questo video, che mi ha fatto pensare che in realtà molte persone, io compresa, danno per scontate delle cose che in realtà non lo sono così tanto. Fino a quando ero piccola, sia mio papà che mio nonno mi hanno sempre detto sì, curiosa di ogni cosa. E io ovviamente ascoltavo quello che mi dicevano, perché mio papà e mio nonno sono due persone che prendo molto come ispirazione e che mi danno molto, e quindi mi fa molto piacere ascoltare quello che hanno da dire. Però molte volte non mi rendo conto che mi sembra di ascoltarli, ma non è così. Non so se mi spiegherò bene in questo video, però è un po' contorto il discorso che voglio fare. E quindi in realtà non mi sono mai soffermata a pensare a quanto fosse importante quello che mi stavano dicendo, molto semplicemente dicendomi sì, curiosa. La curiosità è importantissima, bisogna essere curiosi. E quindi in questo video voglio dirvi di esserlo e voglio darvi anche delle ragioni per esserlo. In primo luogo, essendo curiosi e volendo sempre scoprire ogni cosa, ci si aprono nuove realtà, nuove possibilità che magari non avremmo la possibilità di incontrare o di affrontare nel corso della nostra vita, perché basta veramente poco per renderci conto che davanti a noi ci sono un sacco di cose che per pigrizia o abitudine non prendiamo in considerazione, ma che in realtà potrebbero essere delle possibilità o delle nuove esperienze da vivere. Come seconda cosa, essere curiosi allena la mente, allena il cervello, la tiene sempre attiva, perché comunque voler scoprire sempre un sacco di cose, volersi informare sempre su un sacco di cose, tiene il cervello in continuo movimento e quindi lo tiene sempre attivo. Punto numero 3, prepara la nostra mente a ricevere nuove idee, perché essendo abituati ad essere curiosi, la nostra mente è pronta e preparata a ricevere sempre informazioni nuove e non viene mai colta alla sprovvista, se vogliamo dire così. E punto numero 4, essere curiosi rende la vita entusiasmante, perché una persona curiosa non si annoia mai, perché vuole sempre sapere ed è sempre curiosa di conoscere molti particolari in più del mondo che la circonda. Quindi niente, sembra una cosa banale, ma siate curiosi di quello che vi circonda. Vogliate sapere di più a proposito delle cose intorno a voi, non sprecate troppo tempo a fare delle cose che in realtà non vi portano niente, e piuttosto quando state al telefono andate a informarvi, leggete degli articoli, leggete dei libri, camminate per la vostra città, chiedete le cose, siate curiosi, perché è veramente veramente importante e vi apre veramente veramente un sacco la mente. Io spero che quello che ho detto abbia preso senso. I 4 punti che ho citato sono racchiusi in un articolo, che è appunto l'articolo che ho letto su internet, che per correttezza vi cito qui sotto. Non ho idea della fonte, l'ho veramente trovato 5 secondi fa su Facebook e ho deciso che dovevo parlarvi in un video perché mi sembrava veramente una cosa interessante. Sembra banale ma non lo è. E quindi niente, io spero che questo piccolo video un po' diverso dal solito vi sia piaciuto, vi mando un grosso bacio e ci vediamo al prossimo.